Quindi qui io vorrei che dopo la foto di Maria ci fosse una foto dalla rivista Autografo, che mi sembra seguente, conseguenziale. Perché la rivista Autografo, nel suo ultimo numero, curato da Giacomo Micheletti, c'è un... No, il numero è stato curato da Fabio Pusterre, ma Giacomo Micheletti ha curato un servizio che tratta di me, mi hanno fatto questo onore. E allora io penso che dopo la foto di Maria Conti sia il caso di farvi vedere il contenuto molto sinteticamente, perché Micheletti va avanti per pagine e pagine a dirmi chi sono, ecco perché fa questa interpretazione, questa analisi. Io vi dirò poche cose, però mi fa piacere che voi possiate vedere questo lavoro sugli avantesti. Appunto, li trovate comunque sul numero 67 di Autografo uscito l'anno scorso, e quindi trovate questo. Potete leggerlo in inglese che sta alle mie spalle, riuscite a vederlo? Se siete troppo lontani potete venire più avanti. Ve lo leggo in inglese. È un brano da English Bards and Scotch Reviewers, che significa poeti inglesi e recensori scozzesi. È un brano poetico del 1809, quindi siamo più di 2 secoli fa, di Byron. Ed è un brano satirico. Byron mette alla berlina Wordsworth. Voi sapete, Wordsworth e Coleridge erano poeti della prima generazione inglese, Byron, Shelley e Keats della seconda generazione inglese. Quindi Byron si prende gioco, mette alla berlina, Byron giovane, giovanissimo, ventenne, mette alla berlina l'ormai attempato poeta Wordsworth, che ha avuto una gioventù anche lui rivoluzionaria in qualche modo, ma poi è diventato un poeta bacchettone, estremamente noioso, secondo Byron, quindi da contestare. E in questi versi, adesso li leggiamo, Byron che cosa dice? William Wordsworth, who, both by precept and example, shows that prose and verse and verse is merely prose. Convincing all by demonstration plain, poetic souls delight in poesy saying, and Christmas stories tortured into rhyme contain the essence of the true sublime. Quindi lo mette alla berlina e in sostanza gli dice che quando scrive in poesia è come se scrivesse in prosa, e quando scrive in prosa è come se scrivesse in poesia. In sostanza è noioso in tutte e due le circostanze, ma vediamolo grammaticalmente. William Wordsworth, facciamo attenzione letterale, poi vi dico come ho lavorato su questi versi e poi vi spiego perché ho preferito partire da Buffoni traduttore invece che da Buffoni poeta. William Wordsworth, che qua, both by precept and example, cioè sia per il precetto, sia per quello di cui lui si è nutrito culturalmente, sia per l'esempio, shows most that prose is verse and verse is merely prose. Convincing all, dicendo tutti, by demonstration plain, chiara dimostrazione, poetic souls delight in poesy insane, and Christmas stories tortured into rhyme contain the essence of the true sublime. Quindi lo prende proprio e lo mette alla berlina. Un traduttore 2 secoli dopo, di lingua romanza, che si trova a tradurre versi di questo tipo, che come tutti voi sapete l'inglese è metrica accentuativa, mentre noi siamo in metrica quantitativa, deve fare delle scelte. Quando mi trovo a dover operare questa scelta, uso i precetti di Ezra Pound, che non è stato un maestro, certamente, per quanto riguarda la dottrina politica, ma è un maestro per quanto riguarda la poetica. Allora adesso io in breve vi dico quali sono i precetti di Pound per un poeta traduttore. Chissà mai che qualcuno di voi domani voglia dire. Pound dice che
Tre possono essere i criteri ai quali ispirarsi: quello della melopea, quello della logopea e quello della fanopea. Melopea, logopea, fanopea. Melopea, dove prevale l'elemento melodico sonoro. Logopea, dove prevale il logos, il discorso. Panopea, dove prevale in greco l'epifanestai, l'epifania, e quindi l'illuminazione. Per fare un esempio, il primo Ungaretti o lo stesso primo Pound sono poeti dell'epifania. Se io prendo un poeta come Pasolini in Friulano, è certamente un poeta della melopea, con quella dolcezza di questa cantilenante lingua friulana, e quando prendo invece un poeta come Pasolini delle ceneri di Gramsci, è un poeta della logopea, perché fa dei ragionamenti filosofici e politici di poesia. Allora, Pound ti dice, devi capire quale di questi tre elementi è prevalente, perché così sai che cosa puoi sacrificare. Per cui è pragmatico al massimo. Quindi, se tu capisci qual è l'elemento prevalente, e io vi chiedo, secondo voi, qual è l'elemento prevalente in un verso inglese che abbiamo letto? Scusate, guardateli bene. Shows, proof, plain, insane, rhyme, sublime. Che cosa sono? Sono rime baciate. In inglese non si dice kiss the rhyme, non si faccia nessuno, siamo inglesi, si dice rhyme au pair, che tra l'altro è un'espressione francese, au pair, cioè rima alla pari, mentre l'altra è la rima alternata, alternated rhyme, quindi rhyme au pair. Quando un poeta ti sbatte lì queste rime baciate, tu, è chiaro che sei costretto a fare delle rime, questo è l'elemento predominante. In più è una poesia sarcastica e quindi questo è l'elemento. Però, capite, chiedere a un poeta di due secoli dopo, contemporaneo, di lingua romanza, di fare le rime, qui io è stato il punto che mi sono posto. Quindi devo fare delle rime, perché inevitabilmente è una poesia che mi porta lì la rima. In se stessa produce significato. Allora adesso vi leggo come io poi l'ho tradotto, perché poi l'ho tradotta nella mia poetica, ma cercando di lavorare sulle rime e cercando di dare l'intonazione sarcastica. William Wordsworth, con Dottrina e Scuola, mostra come la prosa sia versificazione e come il verso pura prosa sia. E il bello è che tutti si convincono alla sua chiara dimostrazione. Le anime poetiche nella sua prosa trovano idiota soddisfazione e persino si convincono che il vero sublime risieda nelle sue rime. Ecco, come vedete, io ho cercato in tutti i modi di metterci dentro delle spie che ti facessero capire che stavi partendo da un testo con delle rime. E quindi la rima che mi è venuta più facile è stata quella tra versificazione, dimostrazione, soddisfazione. E poi la chiusura con appunto una rima au pair, anche in italiano, che il vero sublime risieda nelle sue rime. Ecco. Vorrei farvi notare che in questa traduzione è come il terzo verso, è come il verso pura prosa sia, e questo è il verso più byroniano che io sono riuscito a inserire. E volevo farlo rimare con la parola teoria, solo che in un primo momento avevo messo la parola teoria perché all'inizio si parla di precept and example, cioè c'era il precetto e l'esempio. Poi però ho lasciato e come il verso pura prosa sia, ma ho tolto la parola teoria perché ho preferito la rima tre volte la rima in zio. Questo per dire il tipo di problemi tecnici. Poi naturalmente c'è l'interpretazione e qui vedete nella fotocopia successiva, nella 4, ecco qui Maria Antonietta Vignani ci ha tenuto moltissimo che io le mandassi questo avantesto.
Anzitutto ho fatto saltare dall'inglese le Christmas stories, non perché non si potessero tradurre nenie natalizie, ma perché per un ascoltatore italiano di oggi nenie natalizie significano poco. Allora invece le Christmas stories erano molto molto frequenti. Quindi io non ho messo nenie natalizie, però è chiaro che faccio capire che c'è le anime poetiche nella sua prosa trovano idiota soddisfazione, cioè qualcosa di pesantemente come se fosse un insulto, insomma. Quindi vedete che qui nei miei appunti ho messo drop, useless, inutile tirare in ballo le rime natalizie perché fuorviante per un lettore di oggi. Poi questo, ecco, vedete poi nella versione scritta a penna, io avevo fatto William Wordsworth, dimostra un esempio con la teoria, qui è quando volevo fare la rima con la teoria e sia, che la prosa è verso, e poi avevo messo come il verso sia veramente prosa, convincendo tutti con chiara dimostrazione. E poi vedete che ho fatto quel segno che scende sotto e il verso pura prosa sia, che poi è diventato e come il verso pura prosa sia, che sicuramente è un andamento in italiano endecasillabico, un andamento endecasillabico. Qui c'è l'ictus di quarta, ottava e decima e quindi fa scivolare il tutto. Ecco. Questo per dire che quando tu lavori su un poeta vissuto due secoli prima, devi innanzitutto partire dal contesto, capire lui che, qual era l'oggetto del suo sarcasmo, ma anche mettere il tuo lettore di oggi nella possibilità di comprendere. Noi in traduttologia, poi la smetto con la traduttologia, abbiamo due essenziali scuole. La scuola del target oriente e la scuola del sus oriente. Mi ricordo che con Maria Corti parlavamo spesso di questo punto. Target oriente orientato al target, cioè all'obiettivo, quindi alla lingua da lì. Sus oriente alla lingua di partenza. Ecco, sono tutte teorizzazioni che aiutano. Dopodiché tu discuti, studi le teorie e poi dopo devi fare le tue e devono uscire spontaneamente da te che cogli dal tuo istinto versificatorio con tutto quello che hai imparato in teoria. È sempre questo il punto. Tanta teoria serve se poi dopo riesci a dimenticarla, a inglobarla e a tirarla fuori istintivamente, senza far capire che stai usando una teoria. Però teoria qui c'è, per esempio, quella di Pound e tutto quello che concerne un'ipotesi di versificazione. Ecco, questo io ci ho tenuto a partire con queste esemplificazioni, diciamo, di poeta traduttore, perché fanno capire l'atelier in sostanza, fanno capire che c'è proprio un'officina in funzione. E poi, usando la gentilezza di Beatrice, che è stata veramente deliziosa, ho pensato di presentarvi anche qualcosa di molto raffigurante. Oggi in editoria si parla spesso di interno ed esterno di un libro. E qui vedo che, come si chiama? Guido. Guido, ecco, perché mi scrive sempre lei, mentre Beatrice, ma non posso chiamare te Beatrice. Guido. Allora, Guido ha già messo qua il prossimo. Adesso sono alcune copertine dei miei libri. Tutti questi libri stanno nella stanza, io lo chiamo il mio loculo, ma in effetti, essendo io ancora vivo per il momento, è qui via Luino, Guino, ma è la via Guino, dove c'è la dipendenza del centro, dove c'è via Luino. Ecco. Via Luino, dove io sarò domattina, peraltro tutta la mattina, dove mi verrà a trovare Antonelli. Via Luino c'è una stanza Buffoni, fondo
Franco Buffoni, con tutte le donazioni che ho fatto al centro manoscritti, integrate poi negli ultimi 20 anni dal padre Pavia Archivi Digitali. Ecco, quindi tutte le copertine che faccio vedere adesso sono le trovate nella stanza perché ci sono tutti i miei libri. Allora, questa prima copertina è del 1997 e l'ha fatta la casa editrice Guanda. Era il busto di Luigi Briovski, allora come oggi direttore editoriale della Guanda. È un dettaglio da Velázquez, il titolo appunto del libro è Suora Carmelitana e altri racconti in versi. 8 racconti in verso di vari argomenti, ce n'è uno sul mio servizio militare, aeroporto contadino, ambientato a Orio al Serio, aeroporto di Bergamo, che allora era aeroporto militare, e poi altri racconti, 8, che seguono l'evoluzione della crescita del bambino, da quando è molto piccolo a quando è adulto. Questa copertina con questo dettaglio del Velázquez è il dettaglio della mano di una suora, come vedete, di una suora barocca Velázquez. E questo è il gusto di allora. 23 anni dopo, buono vivo, fammi prima dire le cose, tanto mi Non è togli la antico. sorpresa. Allora, 23 anni dopo, la stessa Guarda ha ripubblicato lo stesso libro, Paro Paro, Anastatica. Anastatica vuol dire che ha potuto fare la riproduzione senza toccare neanche una parola. Solo che sono passati 23 anni, non è uscito nel 2020 diciamo, la ristampa di Suora Carmelitana. E nel 2020 hanno interpellato una illustratrice che si chiama Amalia Caratozzolo, alla quale hanno chiesto di interpretare la Suora Carmelitana di Franco Buffoni 23 anni dopo, e al posto del Velázquez è venuta fuori questa roba qua. Ecco, questa è la stessa casa editrice, Briovski è sempre lo stesso direttore editoriale, dopo 23 anni ha interpretato il libro, la stessa casa editrice, in questo modo. Come vedete, vedete che sono due piedi, quindi è come se fosse una suora siamese con due teste, però sono due piedi. Certamente è terribile, però è chiaro che poi una copertina, lì parla di interno e di esterno del libro, perché l'esterno deve attirarti dalla vetrina. Deve attirare il tuo sguardo, la tua attenzione. Quindi vedete come lo stesso libro, fai vedere di nuovo un attimo, è lo stesso libro, non è cambiata una parola a distanza di 23 anni, guardate come diversamente viene presentato appunto. E questo naturalmente pone in un'ottica diversa, adesso non ho tempo in un incontro di questo tipo di leggervi la poesia. Però è certamente impressionante vedere come l'interpretazione poi induca al lettore. Qui potrei dirvi che questo libro è stato tradotto sia in tedesco sia in inglese da due poeti molto bravi, Dave Smith, che l'ha tradotto americano, e Hans Reinhardt, che l'ha tradotto in tedesco, e lì. Io alla fine della poesia, che è un poemetto Suora Carmelitana, parlo di un mio nipotino che a 2 anni dice delle frasi terrificanti, nel senso che la zia sta spiegando la passione e quindi il Cristo che è sostenuto con i chiodi, la cosa, e vedi il chiodo così, e questo bambino dice così sta su. Terrificante, il bambino così sta su. Alla zia sua, era poi, per lui era tua zia, ma per me era mia zia, insomma, era mio padre, era la priora del convento delle Carmelitane Scalze di Milano. Quindi ci ha detto molto della mia vita personale. Io sono stato educato dai Gesuiti,
E quindi sentire questo bambino che ha detto così sta su, è stato terrificante. Il bambino poi, parlando della zia suora carmelitana, si sbaglia perché non sa dire carmelitana e dice sono stato da una suora americana. Allora, il finale del poemetto è giocato su questo. E i due traduttori, quello tedesco e quello inglese, sembrano proprio usciti da due scuole traduttologiche diverse, perché il traduttore tedesco, Hans Reinhardt, cerca di fare un pun, sapete, no? Un giochino, esattamente come lo faccio io in italiano, riportando le parole del bambino, che dice che è stato da una suora americana. E quindi che cosa si inventa col tedesco? Dov'è Carmeliter nonne? Diventa Karamellen nonne. Dice che è stato da una Karamellen nonne. E quindi fa il pan esattamente come nell'italiano. Quindi è orientato alla fonte sul Sorrento, il traduttore tedesco. Il traduttore americano invece è orientato al Tago, Corriente. E quindi che cosa fa? Dice, il bambino, Stefano, dice che è stato una suora americana. Anan from America. Anan from America, voi sapete, c'è lo zio d'America, no? E quindi lui però traduce letteralmente, in sostanza, da una suora americana, dice Anan from America, cercando di evocare qualcosa come lo zio d'America. Devo dire che io preferisco di non usare la traduzione tedesca. Ma questo faccio per dire come la poesia, tu la scrivi come poeta, ma poi va perché la interpretano gli illustratori, fai vedere quella la interpretano gli illustratori, la interpretano i tempi in cui questa poesia viene a ricadere. E naturalmente i lettori da tutto questo sono influenzati e tu che hai scritto queste poesie sei uno dei tanti fruitori che dopo anni, ecco, è qui che racconta alcuni di questi episodi e non so dire assolutamente quale sia il migliore perché ormai non ti appartengono più perché sono di chi legge e di chi interpreta. Ecco, Guido, allora, adesso aspetta un attimo. Passiamo al libro successivo che è Il profilo del rosa, che esce nel 2000. Adesso facciamo vedere Il profilo del rosa. Questa è la copertina originale dello specchio del 2000. Il profilo del rosa è un titolo polisemico, nel senso che è il libro mio che ha avuto più traduzioni, più recensioni. E l'ha fatto lo specchio Mondadori e io vi dico in breve in che cosa consiste la polisemia, perché Profilo del Rosa, io sono nato sotto il Monte Rosa, vedendo il Monte Rosa dalle finestre di casa, voi non siete distanti, siete di questa zona, lombardo-piemontesi, diciamo, le quattro cime, gli effetti Zunstein, Norden, Dufour, del Monte Rosa, no? Io ce le ho dette da bambino, per me è quello. E questo è il profilo del rosa. Però al di fuori dell'ambiente lombardo-piemontese, se non dici Monte Rosa e dici il profilo del rosa, non capiscono che ti riferisci alla montagna. E questo vediamo che poi ha delle conseguenze. Comunque, perché è polisemico? Perché il profilo del rosa è vero che io mi riferivo alla montagna che ho sempre visto sin da bambino. Essendo io nato a Gallarate, anche se adesso ho 25 anni che abito a Roma, e difatti arrivo a Rogoredo, è che era anche il colore che nei lager nazisti veniva dato alle casacche, il triangolo che veniva messo sulle casacche degli omosessuali. Mio padre si è fatto 2 anni di lager come tenente dell'esercito italiano, esattamente come Vittorio Sereni, solo che Sereni ha fatto 2 anni di lager in Maghreb, Tunisia e Algeria, da cui già diario di Algeria. Mio padre ha fatto 2 anni di lager in Germania. E tutto per non firmare per la Repubblica di Salò, perché
mi sembrava il tradimento fatto al giuramento fatto al re, e Salò era una repubblica. Quindi questa cosa di famiglia, come vedete, quando hai persone così ingombranti nella tua biografia, una zia priore del convento del Carmelitano Scalzo, un padre che si è fatto 2 anni di lager in Germania, e io sono nato dopo, e quindi ho subito tutte queste personalità molto forti. Poi mi hanno educato i gesuiti e io sono venuto fuori così. E questa è anche la nemesi di un certo punto. Comunque, fatto sta che io ero negli Stati Uniti per un semestre e allora la Mondadori faceva le copertine in tinta unita. E io ho detto, per il colore fate voi, perché sinceramente a me tinta e pastello così. Quando l'ho visto rosa confetto, però devo dire che ho avuto un momento di trasalimento. Perché ho detto, un titolo, il profilo del rosa con rosa confetto, ci mancano le lettere al direttore di Viala, non so, cioè una roba del genere. Ho detto, oddio, cosa mi hanno fatto? Ma era stampato, l'ho visto dopo. E quindi la prima edizione di questo libro, Mondadori, cioè 2000, 23 anni fa, ecco che è rosa confetto. Poi dopo io ho avuto del bene a spiegare tutte le presentazioni che ho libro tragico, ci sta dentro il lager, e poi ci sta dentro anche il mio amore per la montagna, per il monte che è polisemico, eccetera. Ma queste cose le dico nelle note del libro. La gente, 100 su 100 persone, 100 vedono la copertina, 30 comprano il libro, 15 lo leggono davvero. E due leggono le note alla fine del libro, capite? Per cui tu hai un bel spiegare, scrivere del libro, che libro è polisemico, eccetera, eccetera, ma quello che passa è l'esterno del libro, la cava, la copertina, quella è la cosa. E quindi adesso vi faccio vedere cosa è successo 2 anni dopo, invece, grazie Guido. Nel 2002 il libro esce negli Stati Uniti. E lì pensano bene di chiamarlo The Shadow of Mount Rosa, Yachikato, cioè è diventato l'ombra del Monte Rosa. E vedete che è anche abbastanza opprimente come parla. Tra l'altro, il traduttore è Gardiva Publishing House, Stony Brook, a New York, il traduttore Michael Palmer, bravissimo traduttore. Però è chiaro che questi puntano solo su uno dei due aspetti della polisemia del libro, cioè il Shadow, o il Mount Rosa. E qui proprio tirano fuori una foto, perché non ci siano dubbi, fanno proprio vedere il Monte Rosa, l'ombra del Monte Rosa. Ora capite che i titoli sono una cosa molto importante. Voi avete mai pensato, per esempio, a quel film di un po' di anni fa, ma credo che alcuni di voi l'abbiamo letto, visto, perché c'è un bellissimo romanzo anche, che è L'alba del giorno dopo, di Emmerich, questo regista americano, che mostra come la calotta polare si stia espandendo, i ghiacci sono arrivati a Nuova York. Nuova York non può più essere abitata perché è cristallizzata nel ghiaccio. Gli Stati Uniti possono essere abitati solo da Washington in giù, perché i ghiacci stanno scendendo. L'alba del giorno dopo è stato tradotto in italiano perché ci sarebbe stata la punta estrema di questo raffreddamento del globo al punto che non erano più abitabili queste città, intere città. Baltimora, Vermont, tutto ghiacciato completamente. I lupi che scendevano sempre più a sud e per riscaldarsi, nel film impressionante la scena, nella biblioteca del congresso bruciano i codici per riscaldarsi, perché sono sotto zero. Ebbene, per dirvi l'importanza dei titoli, com'è il titolo originale di questo film di Emmerich è The Day After Tomorrow.
The day after tomorrow. Voi sapete tutti benissimo che the day before yesterday è l'altro ieri, the day after tomorrow è dopodomani. Semplicissimo. Ma cosa succede? Come fai a tradurre? Cioè, se io traduttore devo tradurre il titolo di quel film, The Day After Tomorrow è estremamente connotato e connaturante questo tipo di storia. Ma se io dico dopodomani è chiaro che dopodomani vado a mangiare la pizza con la zia, cioè, o dopodomani vado da mia nonna. Capite? Cioè, l'italiano dopodomani, anche se è la traduzione letterale perfetta di The Day After Tomorrow, non significa assolutamente nulla. Qui viene in mente a me un famoso pamphlet di Umberto Eco, voi sapete la certosa di Parma, e con lui era diventato la certosa di Parmalat. Ma ecco, questo per dire che è una cosa delicatissima ciò che sta sulla copertina, il titolo per esempio, o la copertina. Quindi questo The Shadow of Mount Rosa è chiaramente, adesso voi la vedete, però è bianco e nero, ecco, questa copertina, e quindi ti porta in questa direzione. Ma il tempo passa, voi adesso Wanda l'ha fatto dopo 23 anni che ha fatto la ristampa del libro, poteva farlo anche prima perché Wanda era proprietario del libro, aveva già fatto l'edizione del 96. Però i contratti che noi facciamo con gli editori solitamente sono ventennali. Dopo 20 anni Mondadori l'ha già ripubblicato in un Oscar, ma il libro autonomo non è mai stato ripubblicato, il libro autonomo viene ripubblicato proprio tra 2 settimane. E tra 2 settimane lui porta, ecco qua, la copertina del libro che esce tra 2 settimane. Questo è Il profilo del rosa, edizione 2023. Non c'è cambiata una parola. Non la fa Mondadori però, perché Mondadori mi farà un altro Oscar tra 2 anni con dentro tutto, e quindi Mondadori di solito ristampa tutto negli Oscar, non ristampa i singoli libri, e in altri ristampa i singoli libri. E quindi quest'altro editore, l'altro editore giovane, molto propositivo, eccetera, ha fatto, Pellegrini Editore, ha fatto la nuova edizione del Profilo del Rosa. Allora, vedete, questa sarà in libreria tra 2 settimane. Che cosa c'è che mi sembra importante nell'ottica che stiamo trattando? Anzitutto, la prima prova grafica che mi è arrivata di questo titolo è Il profilo del rosa con la R minuscola. Perché fuori dal comparto lombardo-piemontese Il profilo del rosa pensano al colore, come il nome della rosa, pensano al colore o al fiore, e lo mettono minuscolo. E quindi quando io ho visto che c'era la copertina, questo editore è nell'Italia meridionale, e quindi per loro Il profilo del rosa non esisteva come montagna. Allora io sono intervenuto perché fortunatamente adesso le copertine cerco di guardarle prima per non trovare molte sorprese. No, la R è maiuscola perché mi riferisco alla montagna. A questo punto la grafica si è sentita accolta professionalmente, ha detto, ah sì, e allora ha aggiunto, vedete, quella seghettatura, perché non c'era questa seghettatura. Si vede il mio dito adesso? Lo vedete il mio dito? No. La vedete la seghettatura della montagna? L'ha aggiunta dopo. Quando io gli ho fatto correggere la R da minuscola a maiuscola, tutto il rapporto, capite? Tu hai 2 rapporti completamente diversi. Uno con il grafico che ti fa l'esterno del libro e uno con il compositore che ti mette lì. Per esempio qui ho dovuto cambiare semplicemente perché la gabbia, voi sapete che c'è una gabbia, noi parliamo di cashmere thick, di gabbie metriche come poeti e sono le nostre gabbie metriche, questa è una cosa. Ma poi ci sono le gabbie che sono quelle date dalle spaziature tipografiche. Il mio verso in alcuni casi era lungo e quindi mi dovevo andare a capo.
E io ho dovuto avere rapporto con il compositore, in alcuni casi lui mi faceva spezzettare una parola, consunzione, e andava a capo. E io non potevo sopportare che una poesia venisse scempiata in quel modo. Allora ho dovuto in alcuni casi intervenire tagliando metricamente in modo diverso la versificazione, e a questo punto la poesia è andata. Però, ripeto, sono due rapporti completamente diversi, quello che tu hai con la composizione, con chi ti fa l'esterno del libro e con chi ti fa l'interno. E adesso vi faccio vedere una cosa che riguarda proprio un artista di Pavia. Comunque, ecco, questa copertina del Profilo del Rosa certamente non poteva essere concepibile 20 anni fa, è concepibile oggi, e questa è una grafica contemporanea. Questo e così via. Possiamo andare alla successiva, che così spiego. Ecco. Allora, questo sono io qualche anno fa, precisamente nel 2005, quindi quasi 20 anni fa, e reggo mio padre. Quel ragazzino che vedete qui sotto è mio padre, 15enne. Nel 2005 io ho scritto, e poi è uscito nel 2006 da Sossella Editore, un libro in prosa che si intitola Più luce padre. Più luce padre è una frase di Goethe. Goethe sul letto di morte dice mehr Licht, Vater, mehr Licht. Ma si riferisce al confessore che voleva salvargli l'anima e dice più da uomo dell'Aufklärung, da uomo dell'illuminismo, dice più luce padre. Non vedo chiaro in sostanza in ciò che tu mi stai dicendo. Ora, io invece mi rivolgo al mio padre biologico, quello che aveva quella storia terribile di guerra e di prigionia, che però poi è stato un padre estremamente oppressivo per me, sia nell'infanzia sia nell'adolescenza. E quindi discuto di questo padre e il libro è dialogico, nel senso che io parlo con il nipote. Parlo con il nipote e cerco di far venire fuori i pregi e i difetti del nonno. A questo punto, pregi e difetti del nonno sono raccontati in forma dialogica. La copertina è stata fatta dal maggior fotografo di artisti italiani del secondo Novecento, che è Giovanni Giovannetti, attualmente anziano ed è di Pavia per combinazione. Aveva lo studio a Milano. Giovannetti, 20 anni fa, quando lesse il libro per fare la cover, mi disse: hai una foto di tuo padre ragazzo? Perché voleva che il nonno avesse l'età della fotografia del nipote, che è quello che fa dialogo con me nel libro. E quindi mi ha detto: vieni con una foto di tuo padre giovane, io ho trovato questa, e parliamo di farla. Ha fatto una copertina geniale. Vuoi far vederla? Perché ha fatto tutto un servizio. Prima c'era questa foto qui, e poi, ecco, questa è la cover del libro Più luce padre, anche questo lo trovate qui al fondo manoscritto, al centro manoscritto, nella stanza che mi hanno dedicato, e questa è stata la copertina definitiva, dove io praticamente abbraccio questo bambino e in sostanza è il padre, Più luce padre. Questa è un artista, Giovanni Giovannetti, e quindi ha fatto un'interpretazione profondissima del testo. E a questo punto arriviamo al presente. 2 anni fa, e chiudo su queste ultime due, chiudo questa parte del mio racconto su queste ultime due foto. 2 anni fa. Il titolo della mia conferenza di stasera è Dal cartaceo del Profilo del Rosa al digitale di Betelgeuse. Vogliamo mostrare il digitale di Betelgeuse? Eccolo qua. Questo è il libro che ha fatto la Mondadori 2 anni fa, 2021. Betelgeuse, voi sapete, è la stella più luminosa della costellazione di Orione dopo Righe. E il titolo del libro è Betelgeuse e altre poesie scientifiche.
E difatti, per esempio, questo libro sul Corriere della Sera non è stato recensito da un critico letterario, è stato recensito da Telmo Pievani, che è un filosofo della scienza, e l'ha trattato come un libro in cui si parla di scienza, e mi ha fatto molto piacere, perché ha trattato i testi poetici come se fossero appunto testi davvero scientifici. Era un po' il mio intendimento, un libro molto chiuso, nel senso che l'avevo scritto nei mesi del lockdown, chiuso nella mia casa di Roma. Questo è un Bauhaus, fondamentalmente, come diciamo ipotesi di copertina. Io l'ho approvata e questa è stata portata nelle librerie italiane. Allora, in questo libro io sono stato incerto sino all'ultimo se mettere o meno una poesia che mi convinceva poco, che si intitola La giugulare di David, ed era la storia di un studioso ricercatore di chirurgia americana, di cardiochirurgia, un cardiochirurgo americano, il quale nel 2019, prima del Covid, era venuto in viaggio di nozze a Roma e a Firenze e in particolare aveva studiato le statue di Michelangelo. La giugulare di David è il titolo che lui ha dato a un suo articolo scientifico apparso su una rivista di cardiologia americana. A me già ha incuriosito il fatto che sto tizio viene in Italia in viaggio di nozze e si mette a studiare le statue di Michelangelo, la giugulare. Ma va benissimo. Questa giugulare di David, tra l'altro, lui osserva, è presentissima nel David, è presente nel Mosè, ma è totalmente assente nel Cristo della Pietà, perché la giugulare si infiamma in soggetti giovani in stato di eccitazione, e quindi David sta lanciando la pietra, ma non nel Cristo rilasciato della Pietà. E lui scrive tutte queste cose in questa. Io ho fatto un testo poetico su questa cosa, perché ha colpito pure me attraverso la rivista scientifica americana dove avevo letto l'articolo, però la poesia che era venuta fuori non mi convinceva fino in fondo, l'avevo anche tolta dal libro. Poi alla fine l'ho messa perché il libro è strutturato tutto con 7 poesie per sezione. E lì mi mancava una poesia, ho detto, mettiamo questa, così facciamo 777, e l'ho messa. Allora, che cosa succede? Che questo libro, uscito da Mondadori nel 21, viene tradotto subito in America, in inglese, da una bravissima traduttrice americana, che è Moira Egan, e c'è un editore importante, che è Liggers Books, New York, Ottawa, che produce il libro. Loro naturalmente non sapevano i dubbi che io potevo avere, perché la, vedete, la traduttrice si vede arrivare il libro da tradurre. Per lei i testi sono tutti sullo stesso piano. Non sa il lavoro che io avevo fatto, questo quasi quasi lo tolgo, non lo metto, eccetera. Perché i dubbi ti vengono, è come se ti vengono. E non è che perché hai esperienza e 50 anni di vita alle spalle, di vita adulta alle spalle, non ti vengono più dubbi, è come se ti vengono. Però quando il libro non ti appartiene più, basta. È chiaro che è qualcun altro che lo giudica, in questo caso una traduttrice. Fai vedere, la, ecco, questa è la copertina americana. Quando è uscito il libro in America, che cosa succede? Che io vengo, mi viene mandata questa copertina e io scopro che anzitutto Davis Jugular suona molto meglio in inglese che non in italiano. La giugulare di Davide, dopo polisillabi. Invece Davis Jugular. Gli è piaciuta tantissimo questa poesia, sia alla traduttrice che all'editore, e che cosa hanno pensato? Ma lo mettiamo in copertina. E quindi hanno ficcato il David con la sua bella giugulare in copertina. A parte che nessun editore italiano non avrebbe mai fatto una copertina di questo genere. Questo è il gusto americano. E questo lo trovi oggi nelle librerie, nei bookshops di New York.
questo mi rappresenta, no, io cerco di farmene andare bene tutte queste cose, ve ne ho scelte un po', questa è l'ultima foto che vi faccio vedere, ma faccio per dire, non ti appartiene più la poesia una volta che l'hai pubblicata, è di qualcun altro, è del traduttore, è di chi la legge, è di chi la interpreta. Tu non hai più voce in capitolo e tutti i tuoi dubbi te li sei tenuti e poi forse varranno per qualcuno a cui magari in un'intervista le racconterai queste cose. A me è venuto in mente quando studiavo in Inghilterra, avevo più o meno, sì, facevo il dottorato, sono qualche anno più di voi, e io mi sentivo importante nelle ore di storia dell'arte, perché le ore di storia dell'arte parlavano sempre dell'Italia. L'Italia naturalmente, Giotto, Michelangelo, quella è l'Italia lì, che è ancora quella che piace agli anglosassoni. E quindi io mi sono ritrovato in quell'Italia lì quando ho visto questa copertina, ho detto nessun editore italiano ha mai fatto una copertina del genere, però evidentemente se io devo imparare qualche cosa anche dal prosieguo, la storia che hanno le mie poesie quando vengono tradotte. Ecco che adesso da questa cosa, da questo feedback, ho imparato come posso essere letto altrove. Ecco, penso di avervi dato un'idea di cosa significhi l'interno e l'esterno di un libro. Poi c'è un altro libro di cui vorrei parlare brevemente, che però non è mio, ma è di Emanuela Carbè. Emanuela Carbè ha lavorato qui a Pavia per molti anni. E attualmente è ricercatrice all'Università di Siena. Emanuela Carbè ha pubblicato il mese scorso un libro che si intitola Digitale d'autore e come sottotitolo Macchine, archivi e letterature. È uscito per Siena University Press. È la prima monografia Emanuela con due M, Carbè con l'accento grave sulla E. È la prima monografia dedicata agli archivi digitali. E che qual è stata la mia sorpresa? È stata che in questo libro, che è il primo in Italia dedicato agli archivi digitali, c'è un capitolo dedicato a quella stanza che è qui in via Luino, come case study, come caso di studio. Per cui contemporaneamente mi sono visto la giugulare di Davide. E nello stesso tempo mi sono visto la Carbè che mi fa diventare un case study. Ho detto, oh, da vivo, guardate che belle cose che mi succedono. Perché sono un case study? Sono un case study per Emanuele Carbè perché per metà il mio archivio è cartaceo e per l'altra metà è digitale. E quindi discorso che lei fa, e tra l'altro descrive benissimo il fondo, per esempio dice 2000 lettere ricevute, ci sono oltre 2000 lettere, perché capite che nel secolo scorso ci si scrivevano le lettere, qui sembrava impossibile, ma si scrivevano. E quindi qui ci sono 2000 lettere che io ho ricevuto tra il 1970 e il 2012, sto leggendo dalla Carbè, per cui lo dice lei, tra i mittenti di queste lettere ci sono Mario Luzi, Luciano Erba, Andrea Zanzotto, Giovanni Raboni, Giorgio Caproni, cioè i maggiori poeti italiani del secolo scorso, che ormai sono tutti scomparsi. E quindi vedermi valutato in questo modo, con tutto questo cartaceo, 2000 lettere dei maggiori poeti italiani. Poi io ho diretto una rivista per 30 anni che è Testo a Fronte, Teoria e Storia della Traduzione Letteraria, quindi anche in questo caso, voglio dire, le lettere arrivavano a commento di servizi e traduzioni che io mettevo di questi poeti. Essere trattato da case study è importante perché cosa succede, per esempio? Che all'epoca del profilo del rosa, se vuoi tornare un attimo alla copertina rosa confetto, giusto per capire di cosa stiamo parlando, all'epoca del profilo del rosa esisteva che io portassi il cartaceo.
E quindi avevo un sacco di versioni cartacee perché era l'unica cosa che potesse circolare, potesse andare lì, in giro. Del libro in prosa del 2006, più lucidata, facciamo vedere la cover, è questo libro qua del 2006. Io ho qui in via Luino tante stesure che sono state successivamente portate, più usate. Ce n'è una che è usata, indovina un po', da Giuseppe Antonelli, il quale, essendo ricercatore a Cassino dove io lavoravo, aveva letto in anteprima e aveva fatto i suoi commenti. E sono lì, custoditi. E un altro che ha fatto i suoi commenti è Guido Mazzoni, che guarda caso ha scritto la postfazione al profilo del Rosa nella nuova edizione, quella con il profilo del Montesegretario, quella che esce tra 2 settimane. Allora, cosa succede? Che io mi trovo ad avere tutto questo cartaceo. Mentre di Betelgeuse e altre poesie scientifiche, cioè per cui 5 faldoni, 8 faldoni, Profilo del Rosa e più luce padre, il libro in prosa, e invece di Betelgeuse una stampa, cioè una stampata sola. E sapete perché l'ho fatta quella stampata? Ho detto, a Pavia dovevo portare qualche cosa. Capite? Neanche le bozze ti fanno più cartacee, mentre un tempo, cioè la prima, la seconda, la terza bozza, tutto cartaceo. Niente, lavoro tutto a schermo. E allora, io l'ho fatto istintivamente, ma trovarmi manualizzato dalla Carbet nel suo libro, appunto, primo libro che tratti digitale d'autore, ma macchine, archivi e letteratura. Il mio metodo lo porta a esempio. Ho detto, oddio, mi sono inventato che cosa? Perché quando io mi sono trovato a lavorare sul digitale, nella seconda parte della mia vita, pensate che nella prima parte della mia vita io dovevo stare attento alle fasce orarie. Le fasce orarie, perché scrivevo con l'Olivetti lettera 32, ta 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 ta, come una mitragliatrice. E i vicini di casa alle 10 di sera si incazzano. Per cui tu devi stare molto attento alle fasce orarie, se usi la le Olivetti lettera 32. Adesso scrivo alle 3 di notte, tutto bello, tranquillo, scherzo, ovattato. Ebbene, quando io mi sono posto, quando ho capito che ormai si andava in questo treno, il treno diventava digitale, mi sono posto il problema delle varianti. Perché dicevo, bisognerà pure che dia qualcosa da fare anche ai ricercatori giovani che verranno, che dovranno esercitarsi un po'. Questi guarda quanto cartaceo che avevano e questi poverini invece cosa gli diamo? E allora io ho trovato un modo di fondere i due sistemi. Ma vi assicuro che vedermi citato come un case study dalla Carbet ancora adesso, dopo alcune settimane che ho letto il libro, mi fa svegliare la notte. Ma io mi sono difeso, credevo fosse una roba. Perché che cosa? E lei però vedo che lo scrive come una trovata. Se volete, vi leggo che cosa scrive lei letteralmente. Perché? Allora, il metodo di lavoro al computer di Buffon consiste, cosa ho fatto? Consiste nell'utilizzare il suo desktop come tavolo, tra virgolette, su cui conservare contemporaneamente una stesura in corso di un'opera. Una volta ultimata la versione, il file viene spostato in una cartella che raccoglie tutte le stesure del lavoro, salvate indicando nel file name anche la data di composizione. Cominciando una nuova stesura, l'autore copia e incolla la precedente versione su un nuovo file, procedendo quindi al salvataggio del documento con una data diversa. Ma a me è sembrata una roba talmente elementare che, voglio dire, evidente deve essere. Mi sono accorto che non lo è, perché sia poeti studiosi, importanti, come Stefano Dal Bianco, che è collega e insegna all'Università di Siena, sia più giovani poeti,
Mi dicono ormai le varianti si perdono. Perché si perdono le varianti? Non si perdono per niente le varianti. E dico, io faccio così. Poi mi sono accorto che la Carver lo indica come un metodo. Oddio, ho inventato un metodo, ragazzi. Ho inventato un metodo, datemi atto. A me sembrava la cosa più ovvia, più normale di questo tipo. Invece evidentemente non lo è. Perché, ecco, lei l'ha descritto, no? Io cosa faccio per non perdere le varianti, soprattutto dei testi poetici? Grosso modo, io lavoro a un progetto poetico 10 anni. Quando il libro esce, adesso ne sto finendo uno. Vi dico il titolo, non l'ho mai detto questo titolo, è la prima volta che lo dico in pubblico. Si intitola La coda del pavone, però adesso non vi racconto com'è il nome. La coda del pavone. A un certo punto menziona anche i Maneskin. Peccato, lei ride, mi faceva piacere leggere, non l'ho portato quel testo. E allora io che cosa faccio? Il progetto mediamente dura 10 anni, però c'è moltissimo lavoro di documentazione, poi quando arrivi a un punto già abbastanza avanzato, dopo lì cominci con le stesure. E le stesure prendono un paio d'anni, solitamente. Allora io faccio questo semplicissimo ragionamento. Se le stesure prendono un paio d'anni, perché devo razionalizzare le cose, sono 24 mesi. Allora io spalmo su 24 file le varianti. Cioè, se nel gennaio del 2020 io faccio la prima stesura di un testo poetico. Poi, quando in febbraio, perché giusto per razionalizzare metto i mesi, e poi archivio con 01/20, poi 02/20, 03, 12/20 vuol dire dicembre del 20, 01/21, gennaio 21. Non mi sembra una roba particolarmente geniale, ecco. Quindi io cosa faccio? Copio e incollo la versione del mese precedente, inserisco le varianti, ci lavoro, ma è tutto documentato e tu hai le 24 successive stesure dello stesso libro. Non mi sembra, a me è sembrata la cosa più banale che potessi fare. E invece, a quanto pare, è una roba che serve, sono citato per dire, guarda, questo è un case study per come conserva le varianti. Ecco. Di più non so dirvi, perché a me è sembrato una cosa abbastanza ovvia, abbastanza logica. Comunque avete capito, no? come fare a conservare le varianti. E poi si razionalizza, perché è evidente che non lo fai tutti i giorni il copia e incolla, perché diventi pazzo, ma non lo fai neanche ogni 6 mesi, perché perdi troppe varianti. Facendolo mensilmente, è chiaro che grosso modo copre tutte le varianti delle ultime settimane. Ecco, questo è un modo pragmatico. Io sono convinto che un paio di esami di analisi matematica farebbero bene a tutti i primi 6 poli. Se avete domande, ragazzi, io sono tutta a vostra disposizione, perché di carne al fuoco, come vedete, ce n'è tantissima. Se dovessi cominciare a parlare, ho cercato di darvi un sorveglio. Vi leggo una poesia, ecco, ve ne leggo una dal libro, questo qua, Betelgeuse e altre poesie scientifiche, dove c'è il problema degli avantesti, però degli avantesti cartacei, ma degli avantesti cartacei intesi, perché è scioccante vedere come l'Oscar Mondadori dopo 50 anni sparini non esista più, mentre le pergamene dopo millenni esistono ancora. Allora, io mi sono scritto questa poesia che adesso prendo, non vorrei che fosse rimasta al Cairoli, perché avevo tirato fuori gli appunti al Cairoli.
Io vorrei che fossero rimasti là, nel settore. Eccola qui, no, è arrivata il Ghisini. Allora, questa poesia, in sostanza, si rifà a un mio collega che ho avuto modo di conoscere, un poeta inglese molto importante del secolo scorso, che si chiama Philip Larkin. Philip Larkin, L-A-R-K-I-N, Larkin, era, cioè vive proprio nel cuore del Novecento e è un poeta per me intensissimo. Ricordo che una sua poesia molto bella, Church Wars, parla di questa chiesa di campagna e si domanda chi sarà l'ultimo ad entrare qui per la ragione per cui è stata costruita. E non per ragioni archeologiche, artistiche, turistiche. Sarà l'ultimo che entra per la ragione per cui questa chiesetta del Medioevo è stata costruita. Allora questa cosa mi ha molto intrigato e io ho scritto questa poesia, tu la conosci già. Perché te l'ho già detto. Però loro non la conoscono e quindi te la risentirò. Si intitola Le eruzioni d'acne di Eleonora d'Aquitania. Chi è stato l'ultimo che li ha sfogliati per ciò che erano? Si chiederebbe Larkin alla notizia che i libri di preghiere sono diventati dei breviari di impronte digitali. Virus, pestilenze, tragedie, carestie s'aprono in biologico orizzonte dai codici miniati medievali. Ottime per studiare la genetica dei ceppi animali, le pergamene vergate su pelli di daino e di cervo raccontano una storia di migrazioni e umano DNA, mutamenti climatici e infezioni virali, maneggiati, abbracciati, baciati da migliaia di persone a secoli dalla loro creazione, i libri medievali sono un hard disk di monaci e scrivani, nobildonne, poeti e cavalieri, con gli stafilococchi aurei nasali e i propioni batteria d'eruzioni d'acne di Abelardo e di Eleonora d'Aquitania. Quindi io concludo il mio case study per la Carbet dicendo che è vero che l'Oscar si sfarina, però fortunatamente si può ristampare, ma fortunatamente c'è il PAD oggi. E il PAD, e qui leggo sempre dalla mia intervista con la Carbet, oggi un tecnico dell'Università di Pavia realizza una copia su hard disk dei file conferiti, documenti di testo, foto, immagini, audio, video, pagine web e social network. L'hard disk è dotato di criptazione hardware e ha una password conservata dal responsabile tecnico del PAD e la mettono su argento. E quindi si conserva 100 volte di più di un normale file di computer. E ne hanno una duplice copia, una a Pavia e l'altra a Cremona, per essere sicuri. Io ho detto dovrebbe arrivare l'Adriatico a lambire la pianura padana, come ha fatto nel Pliocene. Ecco. Per cui, beh, ragazzi, c'è stato un momento in cui il Po arrivava e sfociava in Adriatico sotto Pescara, e c'è stato un momento in cui l'Adriatico lambiva le colline attorno a Varese, dove si trovano oggi le Conchiglie. Quindi noi ci preoccupiamo tanto, ma c'è già stato il momento in cui sono stati sommersi dalle acque e c'è già stato il momento in cui metà Adriatico era tutta spiaggia. Immaginate che spiaggia. Vedete, io adesso negli ultimi libri ho molto questa dimensione delle ere. Perché mi dà serenità in questa fase della mia esistenza.
Però vi dico un episodio, dunque, sempre dal libro della Carmen, perché è molto carino, perché dice la verità. Dunque, vennero a Roma, il primo conferimento che io ho fatto al Papa via archivi digitali è del 2016. Mentre vi dicevo, il mio cartaceo, ho cominciato a parlare di portare qui il cartaceo ancora con la Corte, poi con la Grignani, 2006, e poi ormai sono 20 anni che porto qui il cartaceo. Mentre nel 2016 ho cominciato a conferire digitale. Sono venuti a Roma, in casa mia, la Carvè e Weston, allora c'era, per fare questa operazione. Adesso vi racconto come la descrive la Carvè, perché è molto carina come cosa. Anche in quel caso io mi sono sentito abbastanza. Ecco, allora. I processi di acquisizione del fondo digitale di Franco Buffoni sono iniziati il 23 gennaio 2016 con l'invio all'autore dei materiali di preparazione al conferimento. Era tutta una cosa burocratica e tutta una cosa estremamente rigorosa. Tant'è vero che io ho chiesto al mio webmaster di essere presente perché dico, voglio essere una casa. Io non conoscevo né Weston né la Carbè all'epoca. Sono arrivato in casa mia a Roma. E poi la Carvera racconta, la mattina del 9 febbraio 2016, in presenza di chi scrive, lei, Emanuela Carvera, e di Paul Gabriele Weston, si è proceduto all'acquisizione dei materiali da un iMac collocato nella casa romana di Franco Buffoni. Poi, ed è vero, aggiungo. Il conferimento avvenne tramite una chiavetta USB a causa di un problema di funzionamento dell'hard disk criptato di Pat. Cioè, sono arrivato con tutto un ambaradam di roba, mi hanno occupato la casa e poi non funzionava. Siamo venuti a Roma apposta per prendere dal mio computer, naturalmente tutti i file che io gli permetto di prendere. E allora mi fa, e la Carbè tutta così con la testolina piegata così, ma non avevo una chiavetta. Dico, beh sì, guarda, chiavette. Allora si è messo, e lei ha detto, poi continua. Il materiale arrivò a Pavia il giorno successivo e furono avviate immediatamente le procedure di controllo del fondo. L'archivio di Franco Buffoni si presenta estremamente ordinato, con criteri di ordinamento, comunque quello fatto lì, che poi gli ho dovuto dare io la chiavetta, che mi sembra veramente, mia madre aveva detto un bello spilletto, insomma, ecco, però lei lo mette nel libro, anche questo, racconta. E comunque io sono in che stadi, perché appunto, la prima metà lavoravo con Olivetti Lettera 32, la mia tesi di laurea è scritta così, quindi i primi libri li ho scritti con la lettera. Poi sono passato alla macchina per scrivere elettrica. Lei racconta il mio primo Amstrad, pagato 800.000 lire, era tutto verde, che io cominciai a usare nel 1984, è andata a scartabellare e dice: è vero, proprio nell'84 i primi Amstrad. E dico: sì, perché io non volevo disturbare i vicini di casa. Allora, ecco, il primo Amstrad era solo videoscrittura, 1984. E quindi mi situo, mica scegli il momento in cui venire al mondo, se no io preferirei venire al mondo oggi e avere 20 anni come li avete voi oggi. E invece è andata così e vi saluto e vi ringrazio.